È il gol numero 500 in Champions per il Real Madrid. Tanto per cambiare, lo segna Cristiano Ronaldo. 104 in Champions per lui. Rivediamo tutto. È lui che avvia e poi trova un varco preciso, chirurgico, il suo interno destro. Sì, perché Chiellini va uno contro uno, poi quando scarica sulla sovrapposizione c'è una piccola deviazione, toccato anche di Bonucci, però il tiro era veramente forte, non diciamo così, ma soprattutto preciso sul secondo palo di Buffon, che non ci può arrivare. Però attenzione, Dani Alves, altro errore qui, 3 contro 3, si poteva far meglio. Modric sbagliano troppo tecnicamente, Sandro, l'ho detto più volte, in questo caso la ripartenza deve sfruttarla meglio. Attenzione. Benzema si accentra, scarico all'indietro, tiro di cross, non granché. Casemiro, prova da lontano, rete, incredibile, Casemiro, forse con una leggera deviazione, beffa Buffon, 2-1 Real Madrid. Si vedeva nel recupero del pallone, nello sbistare, è più veloce ovviamente la circolazione della palla, sia sugli esterni che centralmente, prima ci ha provato Modric e poi Isco, in questo caso Casemiro, che ovviamente c'è anche un suo compagno, ma lui vuole calciare da quella posizione, a volte ha centrato anche la porta in altre circostanze, qui una deviazione, Buffon, ma forse un po' in ritardo sulla palla sul suo lato destro. Forse era un po' coperto. Rivediamo, vedi, come si schiaccia dietro in questo caso la Juventus, recupero palla, qui vedi c'è Modric, lontanissimo, è un po' in ritardo però Buffon qui. Rivediamo Casemiro, che qui una piccola deviazione di Khedira, vedi, la vedo un po' alla fine, è angolato però il tiro. Eh sì, una bella deviazione quella di Khedira. Sesto gol stagionale, vediamo da dietro. È una direzione che inganna forse Buffon, rende veramente beffarda la sconcerto della Juve. Alessandro Mandžukić anticipato secco da Modric, che lascia poi a Carvajal, ancora verso Modric sul fondo, riesce a metterla in mezzo, Ronaldo, rete, Cristiano Ronaldo sbuca come un fantasma alle spalle di tutti, incredibile, 3-1. In questo caso si è visto proprio la difficoltà della Juventus nel recupero palla, nel gestirlo, nell'anticipo che ha fatto Modric su Mandžukić e poi è ripartito, ha chiesto la palla sul fondo e da lì è sempre molto temibile la squadra che crossa, ovviamente per la difesa Cristiano Ronaldo in agguato, 2 palloni, 2 gol, questo è il giocatore. Cristiano Ronaldo nelle grandi occasioni non sbaglia mai, doppietta per lui, 3-1 adesso, 42 gol stagionali, giocatore che segna qui in 3 che finali di Champions, Sandro. Modric in anticipo secco, Carvajal ancora per lui che riesce a tenere vivo, guarda il pallone, guarda come solo Cristiano Ronaldo, va bene tra Chiellini e Bonucci, si inserisce lui, lo guarda in questo caso Chiellini, ma poi che giocata anche Modric, fantastico, vedi, in mezzo a due con grande abilità e poi lì non è semplice mettere con l'interno piede dall'altra parte a spiazzare Buffon. Alessio Conti per noi. Eh sì, perché è arrivato il momento di Cuadrado, aveva detto che sarebbe servito poi per cercare di cambiare l'inerzia di partita, entrerà tra poco, vediamo anche al posto di chi, perché sono parecchi giocatori stanchi della Juventus in questo momento. Ventesimo, cerca anche la tripletta, prova da lontano, 30 metri, deviazione. Marcelo alla caccia del pallone, numero sulle mina, lo fa fuori secco, Marcelo prova a metterla in mezzo, all'indietro e c'è il gol di Asensio. Gol di Asensio, 4-1, pesante. Trionfo Real Madrid. Pesante questo 4-1, Sandro. Secondo tempo dove il Real veramente ha costruito tutto e si è visto anche in questo caso con la ripartenza di Marcelo. Cosa ha fatto lì sulle Minà, che si è lasciato sicuramente saltare con tanta, sembra sufficienza, ma qui c'è la qualità di Marcelo che poi la mette la palla dietro, ha la qualità, l'intelligenza, l'uscita e Asensio si trova lì, un rigore in movimento, non può sbagliare, 4-1 pesante. Può cominciare la festa del Real Madrid. Decimo gol stagionale per lui, la faccia di Allegri dice tutto, perché questa è una delusione tremenda per la Juventus. Non solo la sconfitta, ma anche le dimensioni. Assolutamente, della secondo tempo veramente non c'è stata la Juventus in tutti i sensi. Sì, 2-3-1, però la si era visto anche nell'1-1 quando è entrata in campo un'altra squadra. Guarda qui, non esce, non va neanche a contrastarlo. In questo caso, la super difesa della Juve è crollata nell'occasione più importante contro, va detto, un avversario formidabile. Un avversario formidabile. Si può dire, Sandro, che un Real così non l'avevo mai visto quest'anno, dal punto di vista anche tattico, di saper gestire i momenti della partita. Figlio di John Elkann in lacrime, ma non sarà il solo fra i tifosi juventini, perché ripeto, è una grossa delusione, perché erano tantissime le attese, le aspettative. La Juventus è arrivata qui con i pronostici
alla pari praticamente con il Real Madrid. Anzi, ripensando a quel quarto di finale in cui il Real Madrid era riuscito a superare il Bayern Monaco solo grazie agli errori clamorosi dell'arbitro, c'erano molte perplessità sulla squadra di Zidane, che però stava dando segnali importanti, li aveva dati già con l'Atletico Madrid e poi vincendo la Liga dopo 5 anni, e adesso alle mani sul doblete Liga e Champions dopo 59 anni, super impresa di Zidane, vincente predestinato, e la maledizione delle finali per la Juve si allunga. Bale, Morata cerca gloria anche lui, Morata prova a tirare a giro Murato, c'erano 3 del Real che aspettavano in area di rigore. Dani Alves, Casemiro però ancora energie in mezzo al campo, Casemiro non molla, eccezionale anche lui. Hai detto bene, energia è quello che ha avuto il Real nel secondo tempo, e si è visto prima, lo dicevo, nel recupero di Marcello, calo fisico della Juve anche. Secondo me sì, anche un po' mentale sul 2-1, perché poi ha preso il terzo in maniera proprio subito, senza poter reagire, senza magari riequilibrarsi a livello anche tattico, e poi fisicamente il Real mi è sembrato veramente un tantino superiore. Bale, è in corso il terzo minuto, sta per cominciare il quarto e ultimo minuto di recupero, ma ormai la partita ha detto tutto, ha detto che il Real Madrid ancora una volta è la squadra più forte. Bale, occasione anche per lui, penetra, cerca il tiro da lontano, Murato, Marchisio, Dani Alves a cercare Mandžukić, l'uomo che aveva illuso nel primo tempo la Juve con il suo grandissimo gol. Qui però c'è fallo, calcio di punizione Juve, ma ormai si aspetta soltanto il fischio finale, ammutoliti tutti i tifosi della Juve. Real Madrid sta per festeggiare ancora una volta, ma stavolta in modo addirittura clamoroso, 4-1, fallo di Mandžukić, risultato assolutamente clamoroso e non previsto in queste dimensioni. Zidane è vicino a un trionfo assoluto, ha trasformato completamente la squadra al suo arrivo l'anno scorso dopo l'esonero di Benitez. Ultimi secondi, è finita!